ragazzo umile. La sua umiltà era la cosa, insomma, che mi ha colpito di più. Poi io ho vissuto con lui 6 mesi anche a Pizzighettone, abbiamo giocato insieme, ho fatto tutte le giovanili del Milan e grosso dispiacere. Luca Lezzerini ci ha raccontato un aneddoto anche simpatico dell'organizzazione della festa dello scorso anno. Vogliamo ricordare Davide Astori soprattutto con un sorriso. Penso che anche tu possa raccontarci qualche aneddoto bello. Sì, no, ti ripeto, io insomma sono cresciuto con lui al Milan, era un ragazzo sempre solare, sorridente, sempre a disposizione e tuttora mi sentivo con lui, anche mio padre con la sua famiglia, c'era un bel rapporto, si sentivano spesso, insomma la sua umiltà era una cosa insomma, che l'ha portato anche lontano e a calcare il grande calcio. Dove eravate quando la notizia vi ha raggiunto In della hotel. morte di... In hotel in ritiro. Immagino l'incredulità sia stato il primo Sì, sentimento. all'inizio non riesci neanche a capire, non riesci neanche a immedesimarti nella situazione, poi insomma ne parlano tutti, apri il telegiornale, vedi insomma le sue foto e insomma tutti che ne parlano, quindi ti rendi conto veramente di cosa è successo. Che Giusto cosa ti... fermare il Sì, campionato. assolutamente. Che cosa ti diceva Matteo? Quali consigli ti dava? Se ti dava No, che lui cosa? non. Vabbè, io vabbè, abbiamo trascorso quando eravamo ragazzini, insomma, ci divertivamo sempre. Poi ti ripeto, in Serie C abbiamo passato 6 mesi insieme in casa, condividevamo la casa insieme, insomma, erano tante le risate, il divertimento. Veramente c'è tanto dispiacere, sono veramente sconvolto. In campo ti riuscivi a fermare, visto che lui era un grandissimo difensore, tu un grande attaccante. Sì, no, lui insomma si vedeva già da piccolo che era forte, che aveva le qualità giuste per sfondare, insomma, si vedeva già dall'inizio, infatti ha meritato quello che ha fatto nel calcio, è diventato anche capitano della Fiorentina, insomma c'è sempre stato un motivo. Speri di poterci essere per l'ultimo saluto. Sì, io insomma adesso ho già chiesto anche alla società se è possibile, sarò lì al funerale e vedremo. Perfetto, Grazie, Matteo. grazie.